Bene, cari, incominciamo questa catechesi, la terza nostra, e la cominciamo in questa maniera, nella speranza che possiamo rivederci tutti almeno in chiesa il più presto possibile. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ispira, Padre, le nostre azioni e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, continuiamo il nostro percorso attraverso gli Atti degli Apostoli e questa sera vediamo insieme il capitolo quarto. Naturalmente non lo leggo, lo do un pochettino per presupposto e semmai magari se non l'abbiamo ancora letto lo possiamo leggere al termine di questa catechesi nei giorni a venire. E innanzitutto che cosa è successo prima del capitolo che stasera vedremo? Pietro e Giovanni vanno al tempio, c'è un poveretto, un uomo paralizzato che chiede l'elemosina, loro non hanno niente da offrire. Ma Pietro dice: guarda, quello che ho ti do, nel nome di Gesù, con la forza di Gesù, alzati in piedi. E quell'uomo si alza. Dopodiché Pietro fa un discorso dove annuncia ancora la vittoria di Gesù sulla morte, la sua risurrezione e dove chiede la conversione. Questo è il capitolo precedente, il capitolo terzo. Pietro e Giovanni stavano ancora parlando. Quando ecco, ed ecco il nostro capitolo, arrivano i Sadducei, le guardie del Tempio, e sono molto irritate per due motivi, dice il testo. Il primo è perché insegnano al popolo, e quindi ritengono, diciamo, si ritengono deprivati, diciamo, di un potere, di una capacità, di un posto che stando loro spetterebbe soltanto a loro, cioè quello di insegnare. Ma il secondo motivo di irritazione è che loro parlano di Gesù come il vincitore della morte, come quello che ha, diciamo, portato la risurrezione dai morti. Sappiamo già dai Vangeli che i Sadducei non credono, erano una parte di Israele che non credeva nella risurrezione dei morti. E con loro Gesù ebbe anche una disputa. Gesù disse: ma voi non capite neanche quello che leggete, non capite le scritture. Vedete che le scritture parlano del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Dio quando parla di sé, parla: io sono di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Parla di persone vive. Non è il Dio dei morti, è il Dio dei vivi. Ebbene, questi sadducei, che non credono appunto nella risurrezione dei morti e che di fatto componevano in gran parte la classe sacerdotale e quindi possiamo dire la classe dirigente di Israele, con un notevole potere, avevano appunto un potere di tipo giudiziale, espresso soprattutto nel Sinedrio, avevano anche un potere militare, per quanto Roma glielo concedeva. Tant'è che avevano appunto delle guardie. Allora, irritati dall'annuncio di Pietro e di Giovanni, li imprigionano. Li imprigionano e il mattino seguente convocano il Sinedrio. Tra l'altro, il testo dice che il Sinedrio era stato convocato con il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano alla famiglia sacerdotale. Sembra di vedere una scena già vista, eh? Anna, Caifa, un processo e degli innocenti. Allora, la domanda che pongono, che i giudici del Sinedrio, pongono a Pietro e Giovanni è la seguente. La leggiamo. È al versetto 7. Si chiedono a Pietro e a Giovanni: con quale potere o in nome di chi, in quale nome voi avete fatto questo? Attenzione, non negano il fatto. Non negano che loro siano riusciti a guarire quel paralitico.
naturalmente non possono negare il fatto che loro siano messi a insegnare. L'interrogativo è questo: con quale forza, con quale potere, data la domanda, in nome di chi ha in questo contesto lo stesso medesimo significato? Dove siete andati a prendere la forza? Attenzione, perché questa è una domanda che è stata rivolta anche a Gesù. Ed è stata rivolta a Gesù quando egli esercitava soprattutto il suo ministero di esorcista. Si sono domandati, infatti, ma in nome di chi, vuol dire, con la forza di chi, col potere di chi, in nome di chi questo Gesù scaccia i demoni? E la risposta che si davano era la seguente: è il nome, cioè con la forza, col potere, del principe dei demoni, di Beelzebul. La forza gli arriva dal principe dei demoni. Attenzione, perché sotto questa accusa c'è ancora l'eco di questo sospetto. La domanda è una domanda molto pertinente, molto religiosa. Non è che voi avete fatto questo miracolo grazie all'aiuto di Beelzebul, il principe dei demoni. Innanzitutto è interessante, quantomeno, lo sfondo di questa domanda, perché se ci pensiamo bene, lo sfondo è un sospetto. È successo qualcosa di buono, di veramente buono. Un poveraccio che non aveva di che mangiare, perché non poteva andare a lavorare ed era solo come un cane, è stato rimesso nel potere di stare in piedi, di muoversi, e magari in futuro di cercare un lavoro, di andare a lavorare, di mantenersi e di non dover più chiedere la carità. Ora, questo fatto buono, buono, evidente che è buono, questo fatto diventa una materia, un oggetto di sospetto. Non è che per caso è stato compiuto con una forza, con un potere, in nome di un cattivo. È abbastanza significativo, questo atteggiamento dei capi. Perché la prima reazione, cioè capita una cosa buona e subito si fa una dietrologia. Da dove salterà fuori questa cosa buona? A volte questo capita anche a noi. Non riusciamo ad accettare qualcosa di bello, di buono, di innocente che venga nella nostra vita. Magari invece di dire grazie, invece di avere come prima reazione grazie, abbiamo come prima reazione perché? Come mai? Qual è il motivo? Abbiamo perso quell'innocenza, quella libertà che ci permette di godere di una cosa buona che ci viene nella vita, ma subito, forse per il semplice fatto che è buona, la riteniamo sospettabile. Senti, è impossibile che qualcuno faccia del bene per niente. Se questi hanno fatto quel miracolo, in fondo è per qualcosa. Per cosa? In nome di chi? Dovremmo, secondo me, un pochettino, ma magari uno ci fa un complimento e noi ci domandiamo. Non diciamo subito grazie, grazie. No, diciamo, ma perché questo qui mi aveva fatto un complimento? Che cosa vorrà da me? Naturalmente noi questo atteggiamento l'abbiamo anche nei riguardi di Dio, eh? Magari è una giornata felice o una stagione della mia vita piuttosto felice.
Ma come me la farà pagare? Come la dovrò pagare questa felicità? Non sono capace di accettare, di accogliere la bontà innocente e gratuita di qualcosa nella mia vita. Mi leggo sempre come mai, perché. La risposta, appunto, intanto però al di là del sospetto, è interessante in qualsiasi caso il modo con cui la domanda è formulata. Perché si dice con quale forza, con quale energia, con quale potere. La risposta a questa domanda da Pietro dice: guardate che noi abbiamo fatto questo, lo vedremo più fra poco, nel nome di Cristo. Pietro, pieno di quello spirito che abbiamo visto effuso in maniera così turbolenta, forte, potente, nel nostro primo incontro di catechesi, Pietro, colmo di Spirito Santo, disse: guardate che noi abbiamo fatto questa cosa nel nome di Gesù Nazareno che voi avete crocifisso. Ora, questo potere nel nome di Gesù, in forza del quale Pietro e Giovanni hanno compiuto quel miracolo che desta così sospetto. Che tipo di potere è? Questa è la domanda che si fanno i sadducei. Con che potere voi avete compiuto questo? La risposta a questa domanda è già dentro nel miracolo stesso compiuto da Pietro e Giovanni. Cioè nel fatto che loro hanno restituito a quell'uomo la capacità che lui aveva perduto, la capacità di stare in piedi. Che tipo di potere è? Con che potere avete agito voi? La risposta è: un potere così speciale, quello di Gesù, che consiste in questo: rimettere gli altri in condizione di potere. Il potere che ci ha dato Gesù, sta dicendo Pietro, vedi che tipo ha di potere? Il potere che viene da Gesù, quindi non metterti in mente cose strane, che viene da Baalzebul, non sospettare inutilmente, è una cosa bella. Questo potere viene da Gesù e ti dico come è fatto questo potere, ti dico com'è, qual è. È il potere, la forza, l'energia, la capacità di rimettere persone che hanno perduto poteri, forze, energie nella condizione di potere. È troppo bella questa cosa qui. È una rivoluzione dell'idea di potere. Quando noi pensiamo al potere, subito pensiamo alla prevaricazione, alla violenza, all'aggressività. Io sono un uomo di potere, il che significa che io faccio di tutto per toglierti il potere, così che viene garantito il mio. In genere gli uomini di potere fanno proprio così. Sono disposti a rubare il potere agli altri, a minare le forze e i poteri degli altri affinché venga garantito il loro potere. Sono disposti a parlare male degli altri, indebolendo la loro posizione perché venga garantito il loro potere. Allora, l'immagine classica, l'immagine che abbiamo sotto gli occhi, e diciamolo francamente, l'immagine del potere che magari noi stessi cerchiamo, ognuno poi ha i suoi modi, ognuno poi ha i suoi strumenti. Ecco, l'immagine di potere che noi cerchiamo è: faccio in modo che gli altri abbiano il meno potere possibile, così che possa essere garantito, assicurato, esaltato il mio. Loro, i sadducei, sono convinti che Giovanni e Pietro abbiano questo stesso potere, per cui si preoccupano e dicono:
Dov'è che salta fuori? Che cosa volete? Che cosa volete ottenere con il gesto che avete compiuto? La risposta, invece, è tutt'altro. Il mio potere, la mia forza, quella che ho ricevuto da Cristo, consiste nel rimettere in potere chi ha perduto potere. E Gesù ha fatto sempre così. A chi aveva perduto il potere di vedere, Gesù restituisce la vista. A chi aveva perduto il potere di parlare o di sentire, Gesù ridona la parola e l'udito. A chi aveva perduto il potere di camminare, di stare in piedi, ai paralitici, Gesù restituisce il potere di muoversi. Il suo potere consiste nella forza di ridare forza agli altri, non di toglierla, di ridare forza agli altri. Fino dietro la cena, parlando ancora di Gesù, ha il potere di ridarci il potere della vita, quando da morti non abbiamo più nessun potere. Dio in Gesù si rivela come uno impotente, l'onnipotente, ma la cui forza consiste nel mettere, non nell'indebolire gli altri, ma nel mettere gli altri in condizione di forza. Un po' come fanno i genitori, un uomo e una donna, che cosa fanno quando vogliono, quando desiderano un bambino, quando mettono al mondo un bambino? Che cosa fanno? Hanno il potere di generare, hanno il potere di mettere qualcun altro, in questo caso il bambino che nasce, in condizione di potere. Perché grazie al loro potere di generare, quel bambino potrà respirare, potrà vedere, potrà sentire, prima o poi potrà parlare, prima o poi potrà camminare, prima o poi potrà imparare a vivere, crescere e sposarsi a sua volta e così via. Guardate due genitori, un uomo e una donna, che potere straordinario che hanno, il potere di mettere qualcun altro in condizione di potere. Questo è Dio. Ecco perché anche la famiglia è una delle immagini più belle, forse la più bella, per parlare di Dio. Perché lì si vede bene che tipo di potere ha Dio. In questo senso, spero di non usare parole troppo crude. Voi, se sono un po' crude, togliete la crudezza e cercate di tenere la cosa buona. Potremmo dire che tutte le nostre azioni, le azioni della nostra vita, tutte, tutte, possono, diciamo, prendere due strade. O una strada generativa, come quella del papà e della mamma, che mette un altro in condizione di potere. Magari anche incoraggiando, come abbiamo detto la volta scorsa, consolando, incoraggiando, noi restituiamo poteri a chi, sentendosi abbandonato e ormai privo di forze. Abbiamo un potere immenso, quello di restituire il potere agli altri. Quindi, o una nostra azione, qualsiasi, è un'azione di tipo generativo, come il papà e la mamma che danno la vita, mettono il potere al figlio, oppure le nostre azioni sono tendenzialmente abortive, cioè io non voglio che tu abbia potere, io non voglio che tu riesca, io non voglio che le tue qualità, le tue doti emergano, perché le sento minacciose per me e faccio in modo che tu non possa esprimere tutte le forze che hai. È anche comprensibile, diciamo francamente, la reazione stupita, meravigliata, un pochettino spaesata dei Sadducei e di tutto il Sinedrio. Perché è una cosa mai sentita.
Mai sentito che uno ha il potere di mettere gli altri in condizione di potere? Proviamo un po' a vedere nella nostra vita. A volte, amici, basta un complimento fatto. A volte basta una pacca sulle spalle. A volte basta un sorriso. A volte basta il riconoscimento, un po' di gratitudine. A volte basta un po' di gentilezza per restituire poteri. A volte basta invece una musoneria inutile, un'arroganza inutile, una rozzezza per spaventare, per rattristare e togliere le forze agli altri. A volte basta un sospetto per togliere le forze agli altri. E noi siamo responsabili delle nostre forze, quelle che lo Spirito Santo ci ha dato, la forza della fede, la forza della fiducia, dell'affidarci, del fidarci, mamma che forza, la forza della speranza, senza la quale noi non facciamo niente, non ci alziamo neanche dal letto. È la forza della stima, della carità. Papa Francesco nella sua lettera a tutti apre una pagina molto bella, dicendo che appunto la carità, l'amore è innanzitutto stima, la capacità di apprezzare un valore in qualcuno, e per questo io lo amo, e apprezzare qualcosa perfino nel cattivo, perfino nel nemico, per questo hanno anche il nemico, perché c'è qualcosa di apprezzabile. Ma capite che stima, cioè, capite che potenza che noi avremmo se noi avessimo la capacità di affidarci, di fidarci ancora di qualcuno, della vita, nonostante adesso ci stia un po' deludendo con questa pandemia, ci si fida un potentissimo. Chi spera è un potentissimo. Chi stima e chi ama, e chi è capace di stimare addirittura un nemico, è un potentissimo. Allora, noi abbiamo queste forze ricevute dallo Spirito il giorno del nostro battesimo, confermate nella Cresima. Tutte le volte che andiamo a messa riceviamo il dono dello Spirito, riceviamo queste forze, tutte le volte che preghiamo riceviamo queste forze. Noi abbiamo il dovere di custodirle, ma abbiamo anche il dovere, se abbiamo davvero queste tre potenze, di fare in modo che gli altri, magari quelli che hanno perduto il potere di fidarsi, e di affidarsi ce l'abbiano ancora, magari attraverso il nostro atteggiamento affidabile. Dobbiamo fare in modo che chi è proprio un po' disperato, ha quasi la speranza morta, riabbia ancora questo potere. Magari anche attraverso la nostra capacità di vedere sì le cose che non funzionano, ma anche le possibilità in una situazione drammatica come la nostra. E chi magari è stato tradito e offeso, quindi non intende più amare niente e nessuno, è bello se noi riuscissimo ad apparirgli così un po' amabili, che magari si riaccende in lui quella fiammella della stima e dell'amore. Ma se noi riusciamo a restituire questi poteri a qualcuno, noi risuscitiamo un morto, e compiamo un miracolo che non è una battuta. Non è una battuta, compiamo un miracolo almeno tanto grande come quello compiuto da Pietro e Giovanni, di un uomo che non riesce più a fare niente, paralizzato, e che si rimette in piedi. Con che potere fate questa cosa? Faccio vedere io che potere ho. Non ho un potere abortivo, ho un potere che fa nascere. Quello che stupisce quando il Sinedrio, Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro sentono Pietro parlare è il suo coraggio, la sua forza, eccolo qui con il potere. Diverse volte in questo capitolo si usa la parola franchezza, cioè
questo coraggio bello, libero, non presuntuoso, ma questa forza prorompente, è proprio un po' anche la franchezza di un giovane uomo, di una giovane donna, che sentono addosso il potere, si sentono così vitali e sentono addosso il potere di dare la vita a qualcun altro. È quella stessa franchezza lì, senza timori strani, ma si sentono così vitali che pam, la vita esplode. Appena si incontrano, la vita esplode. Per cui non puoi dire, non puoi inibire la potenza vitale di un giovane o di una giovane. E non puoi inibire la potenza vitale che è stata riversata nel cuore di chi ha visto la morte sconfitta. Mentre i poveri sadducei, lì, no, no, per l'amor di Dio, non parlate, non dite, guardate che ve la facciamo pagare se parlate. Guardate che vi imprigioniamo ancora se parlate di questa cosa. Appunto, dire così, come dire, un giovane uomo, una giovane donna che si amano, si incontrano, e no, per favore, perché la vita è brutta. Parla per te. Parla per te. Allora, appunto, il Sinedrio vuole inibire tutta questa forza. Vedete? Abortiva, io non voglio che tu sia forte, io non voglio che tu sia contento, io non voglio che tu dica che è possibile vincere. Un potere, questi esercitano effettivamente un potere, dicevo, giudiziario, legislativo, militare, è un potere coercitivo, nel senso abortivo, io non voglio che tu provi la vita. Eppure, devono ammettere, interessante, questo mi fanno consiglio, dopo aver sentito Pietro e Giovanni, dopo averli fronteggiati, si ritirano, fanno consiglio e dicono, ma sì, quindi, che cosa facciamo? Dobbiamo impedire che parlino. E d'altro canto loro dicono proprio al versetto 16, cosa dobbiamo fare? Non sanno neanche loro cosa fare. Perché un segno evidente è avvenuto per loro. Loro sono pure onesti, dicono, sono pure onesti, dicono, guarda che, ma il loro tentativo è proprio quello di negare l'evidenza. Come avevano già fatto prima. Se è successo qualcosa di bello, figurati, ci sarà dietro il diavolo. Vorranno qualcosa. Possibile che abbiano fatto qualcosa di bello così? Il tentativo formidabile da parte loro è quello di negare un segno bello che pure è evidente sotto gli occhi. Noi dovremmo avere il coraggio di prendere un bel foglio e al termine di una giornata, come potrebbe essere al termine di questa giornata, prendere un foglio e dire adesso scrivo le cose evidentemente belle che mi sono durante questa giornata, che non posso non negare, che non posso negare. Primo, mi sono alzato stamattina. Non è che io abbia acceso un interruttore, la mia vita è continuata e mi sono risvegliato. Ma chi è che è stato? Chi è che fa in modo che il mio cuore, senza che gli dica niente, senza che gli dica niente, tutt'oggi abbia pulsato? Al mondo. Questo è un fatto evidente.
Nessuno di noi ha la forza, nessuno di noi ha la forza di fare un battito, di tagliare fuori un battito. È evidente che noi ci troviamo un cuore che batte. È evidente che noi ci troviamo i polmoni che vanno. È evidente che io riesca a vedere, riesca a sentire, più o meno. È evidente che io viva. Ed è altrettanto evidente che io non possa regalarmi un secondo di vita. Da dove salta fuori? Possibile che io neghi l'evidenza straordinaria della mia vita? Bene, allora, un attimo mi sono alzato, quindi è evidente questo fatto miracoloso che io ho vissuto. Poi, guarda mia moglie, nonostante tutti questi anni che sono insieme e che conosce tutti i miei difetti, oggi è ancora con me. Questo è un miracolo evidente. Quello di essere scelto. Ma sì, qualche dote ce l'ho, però diciamola tutta. Le mie doti non sono sufficienti per garantire la fedeltà di questa da 20, 10, 30, 40 anni. Questa è una cosa evidente. Ma il sole di oggi l'hai visto? O la nebbia di oggi l'hai vista? O la pioggia di oggi l'hai vista? Sai che tutte queste cose così diverse fanno in modo che la terra produca? Ma questo è un miracolo evidente. E noi con la ognuno sui si affetta per superficialità, per scontatezza, per presunzione, per saccenteria. Noi neghiamo miracoli evidenti. Oggi ho visto qualcuno che è riuscito a perdonare, o almeno a non vendicarsi, ma questo è un miracolo evidente. Ho il coraggio di riconoscere cose che ormai ritengo scontate, al fine di negare miracoli evidenti. Amici, se non ti accorgi dei miracoli di tutti i giorni, figurati se ti accorgi del miracolo della risurrezione dei morti. È la stessa cosa che Gesù racconta quando appunto narra la parabola del ricco e pulone. Vi ricordate? Appunto, il ricco poi nell'inferno dice ad Abramo: Padre Abramo, manda qualcuno dei miei fratelli perché si convincano della cosa che è seria. E Abramo dice: Ma no, ma guarda, hanno già a disposizione tutti gli strumenti per credere. Hanno a disposizione Mosè e i profeti, hanno a disposizione la parola di Dio che possono leggersi tutti i giorni, hanno a disposizione la parola di Dio che invita a guardare il mondo, la storia, le altre persone, hanno già tutti gli strumenti sufficienti per credere. E quello ribatte, ma senti signore, va bene, però se tu mandi un morto a parlare a mio fratello, si lascia pur ben convincere da un morto che appare. È troppo evidente. E Abramo dice: No, guarda che non funziona così. Se quelli non sono stati, non sono capaci di sentire le cose di tutti i giorni, figurati se riescono a credere a un morto che appare. Magari diranno: Ma oggi ho mangiato, stanotte ho mangiato un po' troppo, stasera ho mangiato un po' troppo pesante. Mi è parso di, mi è sembrato che mi sia apparso un morto. Magari prima o poi riusciremo a ringraziare il Signore per il dono della risurrezione e per bontà evidenti che magari d'improvviso entrano nella nostra vita, per grazie. Grazie anche un po' speciali, perché il Signore le fa le grazie speciali.
Noi magari ci accorgeremo di grazie speciali della nostra vita, per cui non dovremo dire: ma come mai, perché, per chi, perché proprio a me? Nella misura in cui noi ci riabiliteremo ad accorgerci dei miracoli evidenti di ogni giorno. Ripeto, sarebbe bello se noi al termine di una giornata ci mettessimo lì con penna e foglio e scrivessimo. Primo segno evidente, che io in tutta la mia vita ho cercato ne di negare. Secondo segno evidente, che io oggi ho fatto di tutto per non vedere. Terzo segno evidente. Il negare l'evidenza non è soltanto dei sadducei, eh. Il negare l'evidenza è qualcosa che riguarda ciascuno di noi, eh. Ma è evidente che tua moglie ti voglia bene. Ma cosa vai a sospettare, a credere? Ma è evidente che tuo marito ti voglia bene. Ma è evidente che la situazione è molto difficile. Ma ci sono comunque dei segni piccoli di speranza, è evidente. Alla fine, in forza dell'evidenza, questi non possono accusare più di tanto, e allora liberano Pietro e Giovanni, minacciandoli: andate avanti ancora a far così e vi affidate. Poi questi ritornano dai fratelli, pregano e dicono: ma Signore, ma perché? Ma perché tutti i potenti si alleano contro di te? E contro noi che seguiamo te. Perché si nega l'evidenza del bene? L'evidenza di qualcuno di affidabile, l'evidenza di un motivo di speranza, l'evidenza che c'è comunque qualcosa e qualcuno di stimabile. Perché si vuol negare? In qualsiasi caso, dopo questa preghiera e questo turbamento, si dice che loro continuarono ad annunciare il Signore con tutta franchezza. E poi, finisco, dal verso 32 in avanti, si fa una specie di riassunto dello stile della prima comunità cristiana. E si dice che appunto mettevano in comune tutto, chi era più ricco dava di più, in maniera tale che nessuno all'interno della comunità avesse bisogno. Quindi, metti che qualcuno non ha il vestito, metti che qualcuno non ha la casa, metti che qualcuno non ha la salute, metti che qualcuno non ha la libertà, è in prigione, come fa Pietro, Giacomo e a Giovanni. Metti che qualcuno non abbia delle cose ritenute vitali. Allora, la comunità si faceva carico per queste persone. Potremmo dire, esercitava le opere di misericordia corporali, dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire chi non ha i vestiti, sopportare anche le persone moleste, anche le spirituali, tutte queste opere. Una cosa interessante di questo testo è che si cerca di corrispondere ai bisogni degli altri, quindi attraverso le opere di misericordia corporali e spirituali, si cerca di onorare e corrispondere ai bisogni degli altri attraverso questa opera di misericordia, non in forza di una generica bontà o generosità, ma sentite. Con grande forza, eccolo qui ancora il potere, le forze che Gesù ci ha dato attraverso il suo spirito. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore di Gesù. Del Signore Gesù. Di conseguenza tutti davano. Interessante che appunto il testo presenta
Le opere di misericordia, ripeto, non con una generica espressione di generosità, di bontà, ma come la conseguenza diretta della fede nella risurrezione di Gesù. La conseguenza diretta della fede nella mia risurrezione. Le opere di misericordia sono un atto di carità nella misura in cui sono un atto di fede. È un atto di fede nella risurrezione di Gesù. Intanto questo corpo poveretto, malato, incarcerato, assetato e affamato, io lo curo perché è un corpo chiamato alla risurrezione e quindi io lo onoro. Come onoriamo in questo mese i nostri morti? Sono corpi chiamati alla risurrezione, noi li onoriamo. Quindi onorare e fare in modo che un corpo non sia offeso dalla fame, dalla nudità, dalla sete, dalla malattia, dalla prigionia. Onorare il corpo, questo corpo vuol dire: quello lì è un corpo chiamato alla risurrezione, io lo onoro fin da adesso. E poi le azioni, diciamo, gli atti di misericordia corporali o spirituali sono risultato della risurrezione perché sono la generosità che nasce da uno che sa di avere un mare di soldi. Da uno che sa di avere un mare di possibilità, da uno che non è spaventato. Potremmo fare così, vedere quanto lo spavento, la paura, il senso di abbandono della volta scorsa ci abita e ci comanda, a seconda degli atti di misericordia che noi riusciamo a compiere. Perché più sei spaventato, e più dici, senti, ho un vestito appena appena, ho 10 vestiti appena appena, ho una casa appena appena, ho 2 case appena appena. Più ho la salute appena appena, ho la libertà appena appena. Come faccio a darne ad altri? Ma se noi veramente credessimo, è l'unico problema che abbiamo, l'unico, tutti gli altri sono satelliti attorno a questo problema. L'unico problema che abbiamo è la morte. E questo problema ce l'hanno già risolto. Ce l'hanno già risolto. Posso permettermi di cercare un pochettino della mia vita, dandone un po', chi ne ha meno. Per cui non c'è uno che ha fede e poi ha poca carità. Ha fede, ha una forte fede, però ha poca carità. No, se non hai la carità, se non compi opere di misericordia corporali e spirituali, è difficile che creda e creda nella vittoria di Gesù sulla sua e sulla nostra morte. Ecco, purtroppo in questa formula è impossibile fare le domande. È un peccato perché le ultime 2 volte, che c'erano anche le prime due, ci stava un po' scaldando l'ambiente in chiesa, qualcuno faceva le domande. Beh, noi preghiamo e preghiamo che la soluzione, che la situazione, beh, preghiamo e cerchiamo di vivere da responsabili anche come ci viene chiesto, in modo tale che la situazione diventi un po' meno drammatica e noi possiamo trovarci, anche per chi lo desidera, prima o poi, speriamo prima, anche in chiesa. Dunque, intanto vi ricordo il nostro prossimo appuntamento, che sarà lunedì 23 novembre. Per chi vuole venire un pochettino anche preparato a questo incontro, sarebbe bene.
Il testo a cui faremo riferimento è un lungo discorso che Stefano fa prima del suo martirio e poi anche il suo martirio. Quindi leggeremo, commenteremo un po' brevemente, il capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, Atti degli Apostoli 7, per lunedì 23 novembre. E ora chiudiamo con una preghiera. E insieme alle nostre intenzioni personali chiediamo l'aiuto di Maria perché senta tutta la nostra fatica, la fatica anche di questa situazione, in modo particolare la fatica dei malati, la fatica degli anziani, la fatica di chi abita in casa da solo, tutte le fatiche, perché ciascuno in un modo o in un altro un pochettino di fatica e un po' di tristezza la stiamo provando. Allora diciamo: Maria, senti, vedi la nostra debolezza, vedi quanto resistiamo, facciamo in modo di accelerare le cose. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera.